Buonasera, vi prego di prendere posto che diamo inizio ai lavori della serata. Quando il professor Bartolini mi aveva fatto cenno di questa iniziativa non credevo di trovare Sall'Europa così colma di personalità. Siamo veramente onorati di questo, come scuola ci teniamo molto a dar vita ad attività culturali importanti e sinceramente questa rappresenta un gioiello, un fuori all'occhiello per la nostra scuola. Abbiamo tentato nel passato anche di approfondire le questioni legate all'urbanistica, un problema se vogliamo o comunque un non problema che per affrontarlo ci sono sempre tante lungaggini se vogliamo, dobbiamo sempre toccare questi argomenti con la massima sensibilità e con la massima attenzione. Io per aver fatto nel passato anche l'amministratore pubblico ricordo bene quanto sia difficile parlare di urbanistica solidale. Vorrei ricordare qui, tra l'altro c'è tra noi il professor Nigro, che quando abbiamo iniziato a parlare di piano regolatori ricordo bene che proprio puntava sempre l'obiettivo su questa frase, su questa norma: non si può parlare di urbanistica se non di urbanistica solidale. Credo che questo sia uno dei temi che forse dovremmo più di tutti acquisirli come cittadini innanzitutto, ma come amministratori pubblici, come professionisti, perché è ovvio che l'urbanistica poi in qualche modo condiziona la vita di ogni singolo cittadino e riesce a migliorarla o a peggiorarla secondo le evoluzioni che essa ha. Un'altra esperienza che ho ritrovato anche leggendo il libro è quando abbiamo affrontato il piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove proprio facendo riferimento alla legge 1150, alla legge 10, poi alle varie leggi regionali, nel mettere insieme il piano del parco si diceva: ma cosa si fa? Si fa un piano urbanistico che è la somma di una serie di piani di regolatori che poi tra loro ci sono notizie comunque norme confliggenti, o si fa una norma di carattere generale che possa armonizzare tutto il territorio e quindi prendere il meglio di quello che c'è in ogni territorio? Ebbene, spesso queste domande sono rimaste così o inattese o comunque prive di risposta o comunque hanno comportato dei tempi molto lunghi. Poi altri elementi che credo oggi più che mai si parla sempre di far cassa tra virgolette anche attraverso l'utilizzo del territorio, penso anche ai progetti, a project financing e quant'altro, spesso queste normative non le troviamo all'interno di leggi che trattano di problemi di cassa o comunque di problemi di carattere economico, non di tutela o comunque di urbanistica, quindi è ovvio che anche questo spesso credo che debba avere una in qualche modo deve essere affrontato in maniera diversa. Io ringrazio anche i docenti che spesso sono qui a Villa Umbra, parlo del dottor Fantini, Cesare Lambetti, abbiamo parlato di attività culturali, ma tutti gli altri che sono presenti, perché spesso credo diffondiamo in qualche modo anche quelle che sono queste riflessioni, vogliamo in qualche modo come scuola riuscire a tradurre anche in un'azione culturale quelle che sono poi in realtà le nozioni che escono dalle norme più recenti. Quindi un grazie a tutti per essere qui, un grazie chiaramente come dicevo all'inizio al professor Bartolini per averci dato questa opportunità, ringrazio tutti i relatori, il presidente Lamberti, la presidente Marini e così via tutti, non posso enunciarli tutti proprio come dicevo per l'alto numero di personalità presenti. Quello che mi auguro è che magari così a partire dal 2012 possiamo in qualche modo intraprendere delle iniziative insieme proprio per approfondire queste tematiche che interessano la nostra Umbria. Io credo che una delle caratteristiche della nostra regione sia proprio quella del territorio, del paesaggio e comunque dei centri urbani, proprio come ricchezza, in un momento in cui purtroppo le difficoltà finanziarie portano sempre a riflettere su quelle che sono le disponibilità finanziarie. Beh, io credo che noi abbiamo la fortuna di vivere in una regione dove ci sono tante ricchezze che nessuno ci può copiare, nessuno ci può portare via, quindi credo che l'impegno di tutti sia quello di migliorarle e sicuramente tradurle anche in occupazione. Dico questo perché proprio con il presidente Lamberti qualche tempo fa abbiamo tenuto un seminario sulla gestione dei beni culturali a Norcia e da lì è scaturita proprio la volontà di dar vita anche in qualche modo forse ad un master come scuola in collaborazione con l'università o comunque tradurre in qualche modo in occupazione anche quelli che sono i beni culturali più piccoli, meno conosciuti, perché è ovvio che oggi tutto può essere utile a risolvere anche le attività e comunque l'occupazione della nostra regione. Non aggiungo altro se non dire un grazie a tutti per essere qui, per aver partecipato così numerosi in un venerdì pomeriggio e credo che sicuramente non rimarremo delusi. Io credo che la riflessione di oggi poi dovremo portarcela a casa, ognuno di noi, riflettere sui contenuti, individuare effettivamente come l'urbanistica può migliorare
o peggiorare le condizioni di vita. La riflessione che fa il professor Paolo Urbani credo che sia utilissima, come dicevo, ad ogni cittadino, ma soprattutto a chi oggi è trovato a decidere nella cosa pubblica e anche a giudicare magari gli atti degli amministratori che a volte non sempre rispondono a quelle che sono le norme stringenti. Quindi grazie ancora e lascio la parola al presidente Lamberti. Quello che devo fare in realtà è ben poco, è presentare ciascuno di voi e di persone che oramai dopo un anno che sono qua, diciamo che spesso con taluni più che un rapporto di lavoro sta nascendo un bellissimo rapporto personale, e cosa che a me fa molto piacere. Passiamo immediatamente e sentiamo cosa dice uno dei nostri giovani docenti, Fabrizio Figorilli. Devo schiacciare, ecco. Allora, buonasera a tutti, molto rapidamente perché il pomeriggio di questo ponte è già in stato di avanzamento e quindi i contenuti devono prevalere sui saluti di rito. Mi è particolarmente gradito tornare qui a Villa Umbra, dove spesso collaboriamo per fare la nostra attività di formazione insieme all'ottima organizzazione di questa scuola. E quale occasione migliore della presentazione di un libro? Che vede sicuramente il favore di quella che ancora per poco verrà chiamata facoltà di giurisprudenza, grazie alla sciagurata riforma dell'università, università che non è neanche in grado di darci un minimo di solidarietà bibliografica, tant'è che io ho dovuto rapinare la mia ricercatrice che autonomamente si è comprata il libro in libreria perché nessuno è stato in grado, grazie ai potenti mezzi del print, di fornircene una copia ex ante. Quindi dire che io abbia potuto leggere il libro è direi una gran bugia. Ho solo sfogliato due cose e quindi, come un pochino orecchiante del diritto amministrativo, mi ha subito colpito l'approccio peraltro ben noto del professor Urbani a queste problematiche, appunto l'urbanistica solidale, e mi è piaciuto molto il richiamare questo incoraggiamento di Giuliano Amato proprio nella prefazione, che appunto di fronte a quello che potrebbe essere una tendenziale vena di sconforto a margine di una riforma della legge urbanistica di cui viene ogni legislatura preannunciato l'imminenza, ma poi o perché cadono presto le legislature o perché forse non c'è una gran voglia di mettere le mani su queste questioni, viene via via abbandonata. E allora mi rivengono in mente alcuni flash di iniziative che insieme all'amico e collega Antonio Bartolini di volta in volta la giunta regionale, sfruttando peraltro i non esigui margini di autonomia in materia, tenta di fare. E tutta la vicenda dei diritti edificatori che vanno e che vengono, che atterrano, che decollano, lì ho imparato tantissime cose a me ignote, ci ha però portato a ripensare alla materia e a rivederla esattamente come rapidissimamente l'indice stesso sembra suggerire, un approccio multidisciplinare di cui io credo oggi non possiamo più fare a meno. E quindi tanto più importante sarà lo sviluppo in questa direzione, seguendo questo metodo, perché poi sui contenuti altri diranno meglio, più approfonditamente di me, e che va in controtendenza, sempre per ritornare alle cose di casa mia, rispetto ad alcune beghe di auto-organizzazione, questa volta non nell'ambito del diritto urbanistico, ma della stessa università. Vi racconto rapidissimamente solo questo piccolo aneddoto. Noi adesso dobbiamo cancellarci come facoltà, come abbiamo detto poco fa, e andremo a costituire i nuovi dipartimenti. Beh, proprio in direzione diametralmente opposta a quella che mi pare essere suggerita nel libro che ci accingiamo a commentare, l'istituendo Dipartimento di Economia della nostra università, attraverso alcuni suoi membri, non tutti per la verità, vuole
espungere la presenza dei giuristi, e questo già vi dà la dimostrazione di come in realtà dovremmo invece attivare delle sinergie in senso contrario. Io credo che anche questi lavori contribuiscano un pochino a cambiare la cultura e l'atteggiamento a tutti i livelli, il che non è poco. Grazie. Bellissimo commento. Forse quando il professor Figorilli diceva ma aspettiamo l'ennesima riforma del diritto urbanistico, lasciamo tutto com'è, perché poi tutto sommato qualsiasi riforma non ha granché, diciamo così, migliorato. E allora forse è meglio che un attimino stiamo fermi. Io poi, con un'espressione un po' forte di cui chiedo perdono a tutti quanti, penso sempre che se a volte il legislatore tenesse le mani in tasca farebbe cosa grata. Detto questo, passerei la parola al professor Antonio Bartolini, che penserà lui a punirmi per tanta cattiveria, no? Assolutamente no, Presidente. Anzi, probabilmente in questa breve introduzione tornerò su questa questione che lei ha sollevato, evidenziando che in questo campo fortunatamente manca una disciplina di diritto positivo, o almeno secondo alcuni, comunque poi tema di discussione. Io innanzitutto ringrazio tutti per la giornata che molti mi hanno detto infausta, visto che è di ponte, ma vi devo dire che è stata organizzata velocemente il 30 di settembre a Bari in occasione del convegno annuale Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo, e non avevo avuto modo di controllare bene l'agenda, avevo bloccato un po' di professori che tra l'altro devo dire non sono venuti perché sono ammalati, cioè il professor Cerulli e il professor Dugato, e solo dopo mi sono reso conto che il 9 dicembre era data di ponte, però devo dire che sala è piena, quindi tutto sommato almeno il tema ha suscitato, nonostante il ponte, l'interesse di una platea così autorevole. E soprattutto ringrazio i discussant che si sono peritati nella lettura di questo bel libro, a mio modo di vedere, di Paolo Urbani, e ringrazio Paolo Urbani che ci ha dato l'occasione con la sua presenza di discutere del suo libro sull'urbanistica solidale. La mia introduzione si svolgerà su due brevi parti. Una prima introduttiva sulle ragioni di questo incontro, che hanno una loro matrice in un progetto che con Paolo, mi ricordo, abbiamo maturato a Saragozza ormai più di 2 anni fa, al convegno biennale dei professori di diritto amministrativo italo-spagnolo, e che con qualche problema però abbiamo portato in porto. Dopodiché cercherò di fare delle brevi considerazioni sulle suggestioni che ho tratto dal libro di Paolo. Perché perché di questa occasione? Perché appunto più di 2 anni fa con Paolo, camminando a Saragozza, avevamo pensato, assieme ad Andrea Maltoni, che oggi non c'è, che è un altro professore, di organizzarci per presentare un progetto di interesse nazionale sul tema della perequazione. Paolo, con molto entusiasmo, ci ha riunito più di una volta nel suo studio a Roma e abbiamo discusso più di una volta delle problematiche attuali del diritto urbanistico della perequazione. È nato un progetto che abbiamo presentato una prima volta nel 2008, che ci hanno bocciato perché erano assenti gli elementi di diritto comparato. Strano, perché poi l'avevamo fatto in Spagna. Abbiamo infarcito nella domanda successiva anche la parte col diritto comparato e siamo stati premiati alla fine, perché nell'ambito del nostro settore disciplinare solo il progetto capeggiato di cui capofila il professor Urbani e l'altro del professor Morbidelli sono stati finanziati con il PRIN 2009. Quindi oggi è innanzitutto la presentazione dell'inizio delle attività di questo progetto di interesse nazionale, che è intitolato Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze di mercato e coesione sociale. È un progetto che interessa una pluralità di università, naturalmente il capofila è l'Università di Chieti Pescara, dove
alla cattedra professor Urbani, ma ci sono anche il professor Cerullirelli con l'Università della Sapienza, e in particolare queste due unità operative hanno lo scopo di approfondire, si propongono come scopo di approfondire il tema dello statuto della proprietà immobiliare e lo ius edificandi oggi. Poi c'è l'unità di Perugia, che appunto ha come capofila il sottoscritto, che si occupa di cessione, trasferimento, costituzione dei diritti edificatori. Poi abbiamo l'unità operativa di Ferrara, che è, ha come capofila il professor Maltoni, che si occupa dei problemi di interferenza tra il diritto urbanistico e la tutela della concorrenza. Poi abbiamo l'unità operativa di Insubria, Como, diretta dal professor Boscolo, che si occupa delle problematiche appunto più strette, attinenti più strettamente dal punto di vista giuridico alla perequazione, compensazione e premialità, che è però diciamo affiancata dall'unità del professor Micelli, che oggi è presente, che è professore allo IUAV, che invece, essendo lui professore di Estimo, si occuperà più innanzitutto delle problematiche economiche ed urbanistiche, ma soprattutto il compito di darci la carne da cuocere, perché è lui che ha la conoscenza di come i piani regolatori a livello nazionale, soprattutto nel nord Italia, si stanno muovendo in questa direzione. E infine abbiamo l'unità operativa di Sassari, che si occupa dei profili di diritto comparato. Devo anche dirvi che oggi abbiamo fatto la prima riunione operativa con il gruppo della Regione Umbria, che è stato incaricato dalla Giunta regionale di predisporre il disegno di legge sulla perequazione, coordinato dall'ingegner Tortoglioli. Devo dire, alla fine, poi mi smentiranno i presenti che hanno partecipato a questo incontro, devo dire che è stato un incontro molto interessante, perché una delle metodologie che vogliamo applicare non è quello di stare, come piace dire a Cassette, a Cassese, nella law in the books, ma ci piace anche vedere la law in the action, cioè vedere, discutere con gli operatori come le dinamiche giuridiche, specie in questa materia, si evolvono e che problemi giuridici pongono. Ora, fatta questa premessa, che era importante perché, ripeto, la presentazione del libro diciamo che è l'inizio di questo percorso che ci accompagnerà per 2 anni e poi dovrà terminare in alcuni lavori monografici da parte delle varie unità operative. Allora, oggi siamo a discutere e ad approfondire i problemi posti da Paolo Urbani nel suo libro, nel suo ultimo libro sull'urbanistica solidale, che sicuramente anche per l'unità di ricerca, e per tutti i gruppi di ricerca dei vari Atenei sarà un punto di riferimento fondamentale, anche se poi in ogni unità ci sono studiosi che l'hanno approfondito settorialmente, però sicuramente per noi Paolo Urbani come referente nazionale è il punto di riferimento in questa opera di ricerca. Ora, una cosa che subito vorrei mettere in evidenza e che a mio modo di vedere rappresenta un progresso nell'elaborazione scientifica di Paolo Urbani, è che questo libro esce 10 anni dopo un altro noto libro che ha notevolmente influenzato le ricerche dell'ultimo decennio, che era intitolato ed è intitolato Urbanistica consensuale. È molto importante quindi chiedersi, a mio modo di vedere, come mai il nostro autore, da un primo libro dove ha affrontato il problema appunto sotto il profilo dell'urbanistica consensuale, dopo 10 anni si occupa dell'urbanistica solidale. A mio modo di vedere, poi si legge anche nel libro, ci si è resi conto che la cosiddetta urbanistica, con termine brutto però sicuramente significativo, che è l'urbanistica contrattata o urbanistica negoziata, in questi 10 anni, tanto mi viene il caso di Sesto San Giovanni che è il più eclatante, crea e ha creato ed è fonte di notevoli problemi. Perché? Perché sostanzialmente questo è un punto che tra l'altro ha
rimarcato non solo nel libro ma anche in una notarella, una nota che ha scritto ieri Paolo Urbani, sempre a commento della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla ristrutturazione edilizia di pochi giorni, estensore cassese. Il vero problema che ormai dopo 60 anni abbiamo è l'assenza in questa materia di una legge nazionale di principi in materia urbanistica. Cioè, noi abbiamo come punto di riferimento una legge del 42, una bellissima legge, tra l'altro scritta anche da Santi Romano, Testa, insomma da grandissimi giuristi dell'epoca, che però purtroppo ha fatto il suo tempo e purtroppo è sostanzialmente superata dalla legislazione regionale che l'ha di fatto disapplicata, con modelli molto differenziati che però hanno un primo problema che Paolo secondo me giustamente supera, però se sentiamo una parte della dottrina esiste, faccio i nomi di Stella Richter e Morbidelli ad esempio, che poi dal mio punto di vista culturale sono con Paolo i due autori che più sono vicini al mio modo di vedere il diritto amministrativo e il diritto urbanistico. Secondo Stella Richter e secondo Morbidelli, tutto questo sistema, in particolare quello della perequazione, è viziato da un vizio di incostituzionalità, perché a loro modo di vedere la perequazione, la cessione, il trasferimento di diritti edificatori rientra nella materia della potestà esclusiva dell'ordinamento civile. E quindi il legislatore regionale, né tantomeno il potere di piano, attraverso il potere di conformazione alla proprietà attribuito dalla legge 1150 del 42, possono disporre su queste materie. Diciamo, Paolo correggimi, un correttivo c'è stato col decreto legge 70 che probabilmente tu non hai, no? Appunto, non hai potuto evidenziare perché il libro era andato in stampa. Come sapete, nel decreto legge 70, convertito in legge 106, per risolvere il caso del piano regolatore di Milano, che è un piano, poi come dirà penso anche Zumicelli, che prevede una forte deregulation nel trasferimento, commercializzazione dei diritti edificatori, prevede con una modifica del codice civile l'obbligo di trascrizione dei negozi che comportano costituzione, cessione e trasferimento dei diritti edificatori. Non solo, dice la norma, anche questa è una cosa molto particolare, specie per il codice civile, disciplinati, dice questa norma, non dal legislatore nazionale, lo omette, disciplinati dalle leggi regionali e dai singoli piani regolatori. Per cui sostanzialmente abbiamo una norma del codice civile che per il contenuto e le regole di commercializzazione, uso un termine molto poco giuridico che però a mio modo di vedere rende l'idea, appunto fa riferimento alla legge regionale, ma in mancanza della legge regionale addirittura al piano regolatore, cioè il piano regolatore che detta le regole dell'esercizio e della commercializzazione di questi diritti. Comunque oggi c'è un obbligo di trascrizione. Secondo taluni questa norma avrebbe anche e potrebbe risolvere il problema del rispetto della potestà esclusiva in materia di ordinamento civile che spetta allo Stato. È un argomento che mi ricordo abbiamo subito discusso a settembre a casa di Paolo Urbani con, devo dire, all'interno del gruppo posizioni molto differenziate. Comunque questo sarà un tema che appunto dovremo affrontare nei prossimi due anni. Però resta, ecco, il problema notevole che in dottrina, la giurisprudenza su questo ancora non è stata chiamata a dare una risposta o comunque non l'ha data centrando il problema, cioè perché non è stata posta questa questione centrale. Comunque oggi come oggi dobbiamo registrare un'assenza
del legislatore statale, perché ripeto, anche la norma del codice civile non fa altro che rinviare nel contenuto, nelle forme, non alla legislazione statale ma ad altre fonti o addirittura atti amministrativi generali, perché così a mio modo di vedere sono i piani regolatori, non sono atti normativi, sono atti amministrativi generali con vario contenuto. Ora in questo, ed ecco perché dico che tutto sommato c'è una risposta alla prima questione che ha posto il presidente Lamberti, ora devo dire però che questa mancanza di un riferimento normativo esalta notevolmente il ruolo della giurisprudenza e della dottrina, perché è un far west, e quindi sotto questo profilo la discussione di questo genere, di taglio scientifico su questi argomenti, per noi che siamo giuristi in mancanza di norme, è sicuramente un momento, non dico esaltante perché esagero, però sicuramente di grosso interesse scientifico per lo studio. Ora, fatta questa premessa, vorrei, e così mi voglio un attimo soffermare anche da un punto di vista tecnico, a cercare di capire cosa Paolo Urbani, qual è il messaggio che Paolo Urbani ci vuole mandare nel momento in cui appunto ci evidenzia che oggi abbiamo un problema che è dato dall'urbanistica solidale. E, ricostruendo il suo percorso storico-scientifico, appunto, cosa vuol dire passare da un'urbanistica consensuale ad un'urbanistica solidale? La risposta chiaramente ce la dà nel libro, o almeno penso di averla colta ad un certo punto, quando si occupa del problema della rendita fondiaria e del suo plusvalore. Cioè lui ci manda un messaggio molto importante che oggi, con la crisi della fiscalità generale, è sempre più sentito, soprattutto dagli enti locali, che è quello per cui oggi come oggi, nel momento in cui il privato che viene investito dal potere di piano gli viene riconosciuto lo ius edificandi, oggi come oggi quel plusvalore, quella rendita che può trarre dallo sfruttamento di quel diritto non lo può più appropriare a sé, ma lo deve da un lato perequare e condividere con altri soggetti che sono in analoghe situazioni di fatto e di diritto, ma soprattutto sotto questo profilo deve anche condividerlo con lo stesso potere di piano, con il comune. Come? Attraverso la famosa cessione di crediti volumetrici, di diritti volumetrici o di aree. Questo è un passaggio importante nella logica urbanistica consensuale e solidale, cioè non esiste, secondo Paolo Urbani, non è più possibile lasciare lo ius edificandi ad una contrattazione senza che i terzi e gli enti locali abbiano in qualche modo un ritorno da questa attribuzione del diritto di edificare. Come? Lui naturalmente mette in luce che il centro del sistema è dato dal sistema degli oneri, cioè l'ente locale oggi come oggi nell'esercizio del potere di piano e nella contrattazione o negoziazione, come la vogliamo chiamare, ha la possibilità di imporre degli oneri che lui chiama extra oneri o oneri esorbitanti, che vanno al di là degli oneri di costruzione e urbanizzazione previsti per gli standard. Ora, dato che compito della mia unità giuridica è quello anche di sviscerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, mi sono impegnato, ma sarà un impegno dell'unità scientifica nei prossimi anni ad approfondirlo, cosa comporta appunto mettere al centro della disciplina urbanistica e mettere come oggetto della disciplina conformativa della proprietà il concetto di onere. Onere, come abbiamo già studiato, chi ha fatto gli studi di giurisprudenza o studi giuridici, non è né un diritto né un obbligo.
L'onere è una situazione soggettiva per cui un soggetto è tenuto ad un determinato comportamento per ottenere un effetto favorevole. Oggi come oggi, chi pratica dal punto di vista tecnico e anche giuridico le vicende quotidiane della contrattazione urbanistica, si vedrà molto spesso richiedere al comune per ottenere l'edificabilità o soprattutto crediti volumetrici premiali aggiuntivi, la cessione da parte del privato, che si deve convenzionare, di aree da dare al comune, di diritti volumetrici, per poter consentire al comune, che oggi come oggi non ha risorse, di fare quello che chiamano gli urbanisti la cosiddetta città pubblica. Se al centro quindi della contrattazione c'è l'onere, questo cosa vuol dire? Vuol dire anche, sotto un profilo giuridico, un mutamento di fondo del modo di fare le regole. Usando una categoria sociologica che è quella di Luhmann, sostanzialmente oggi come oggi abbiamo una trasformazione nel modo di porre le regole da parte innanzitutto dei piani regolatori e in generale degli strumenti urbanistici, che è passato da una regolazione finale a una regolazione condizionale. Cioè, secondo Luhmann la regolazione finale è quella in cui sostanzialmente il potere pubblico impone al privato di raggiungere una certa finalità e deve soggiacere. È il famoso schema autorità-libertà di stampo essenzialmente ottocentesco. La regolazione, o almeno elaborato soprattutto nella dottrina giuridica a fine Ottocento, la regolazione condizionale invece non opera con questo tipo di ragionamento. Ma appunto la regolazione condizionale è una regolazione che pone obiettivi che, per poter essere raggiunti, vengono incentivati con meccanismi premiali. Cioè, ecco perché è importante il consenso, perché è tutto basato su un sistema di incentivi, disincentivi, su cui appunto il comune in particolare ha un forte potere di contrattazione col privato. E da qui che poi si innescano le situazioni soggettive dell'onere e poi a valle dei diritti e degli obblighi. Ora, questo schema che si sta sostanzialmente imponendo nella prassi è appunto opera senza limiti legislativi statali. Allora mi sembra molto importante, ne elenco alcuni, i problemi che pone i poli urbani. Innanzitutto questo sistema va coniugato con una norma costituzionale, che è l'articolo 23 della Costituzione, che prevede il divieto di prestazioni imposte se non in base alla legge. Questo è un punto fondamentale, anche stamattina li discutevamo, cioè il sistema della perequazione, degli oneri, degli scambi di diritti edificatori contro cessioni di proprietà private a favore del pubblico non può essere imposta. Per esempio, oggi ci eravamo posti questa domanda: può la legge regionale imporre questo tipo di meccanismi? Sicuramente no, perché, visto almeno riteniamo, sicuramente no, probabilmente no, visto il limite dell'ordinamento civile, vista la previsione. Vabbè, perché sicuramente io tendo ogni tanto a... sono troppo, una volta sempre Cassese mi disse, in un facendomi un referaggio, che sono troppo asseritivo, e allora sia per il problema dell'oriento civile sia per appunto il divieto di prestazioni imposte è difficile, ma del resto questo mi sembra che sia stato confermato dalla famosa sentenza del Consiglio di Stato sul piano regolatore di Roma, dove Tarlazzi aveva detto che tutto il sistema appunto era in violazione del principio di legalità. Il Consiglio di Stato invece sostanzialmente l'ha salvato, basandolo e salvandolo sul principio di consensualità. Poi ci sono altri due problemi, e qui mi fermo. Uno che riguarda il privato con cui si contratta.